Amici di Storia Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questa occasione ci concentreremo su quello che è stato probabilmente uno dei finali del campionato di Serie A più incredibili ed emozionanti di sempre. Ci sono state rimonte numericamente anche più imponenti nelle ultime giornate del torneo, come quelle alla fine degli anni 90 in cui il Milan rimontò 7 punti alla Lazio e nell'anno successivo in cui la stessa Lazio ne recuperò 9 alla Juventus. Ma in quel campionato, l'ultimo a 16 squadre finora disputato, ci fu uno scontro diretto rimasto nella leggenda del calcio italiano. Parleremo della rimonta Napoli-Milan 2-3 e l'incredibile finale del campionato 1987-88. Capita spesso nel calcio, in occasione di una finalissima o in altri scontri diretti cruciali, di trovarsi nel mezzo di due mondi completamente diversi all'interno degli stessi spogliatoi. Ma i rossoneri hanno appena iniziato un percorso apparso ai più folle. Stregato dal Parma, che l'anno prima vinse a San Siro in Coppa Italia, Silvio Berlusconi puntò tutto su un giovane tecnico di Fusignano, integralista della zona, al quale mise a disposizione una squadra stellare con due assi dall'Olanda come stranieri, Gullit e Marco Van Basten. Quest'ultimo però si trovò a vivere una stagione piena di problemi fisici e quando il Milan si fece eliminare in Coppa UEFA dall'Espagnol, il destino di Sacchi pareva già segnato. Ma, come lo stesso Sacchi ricordò, Berlusconi non ne voleva sapere di mollare la sua intuizione. In quell'occasione Berlusconi fu spettacolare, perdemmo con l'Espagnol a Lecce, lui arrivò a Milanello il sabato mattina, riunì la squadra e fu persino brutale. Disse: noi abbiamo fiducia in questo tecnico, chi lo seguirà rimarrà, chi non lo seguirà andrà via. Le cose migliorarono, la squadra rossonera iniziò a digerire meglio il dogma sacchiano, il secondo posto a metà campionato sembrò già un buon aggiustamento degli obiettivi. Ma il Napoli era una squadra già pronta, rinforzata dall'arrivo del formidabile brasiliano Careca e senza neanche il fardello della Coppa dei Campioni, abbandonata al primo turno dopo uno sfortunatissimo sorteggio con Real Madrid. I tifosi azzurri esaltano una squadra magica, acronimo nato dalla presenza in attacco del trio Maradona-Giordano-Careca, forse in quella stagione il migliore al mondo. Un primo campanello d'allarme arriva in occasione della sconfitta contro la Roma il 6 marzo 1988. Il Milan però riduce solo da 5 a 4 i punti di svantaggio, pareggiando in casa contro il Verona. I partenopei pareggeranno anche in casa dell'Empoli ultimo in classifica, poi battono il Como e fanno 0-0 a Torino nel giorno in cui il Milan pareggia con identico punteggio ad Avellino. Il Napoli è sempre a più 4 e le partite da giocare restano 6. La settimana successiva la squadra di Bianchi batte l'Inter e sembra mettere il sigillo sullo scudetto. Ma alla quintultima giornata, mentre il Milan vince a Roma, il Napoli incassa un tris a Torino contro la Juventus. È la svolta, il Milan è a meno 2 con una prospettiva incredibilmente allettante. Lo scontro diretto alla terzultima giornata, pur previsto al San Paolo. C'è ancora una giornata di mezzo, il Milan vola nel derby contro l'Inter, il Napoli ottiene un solo punto a Verona, definitivamente perdendo anche l'ultima in casa contro la Sampdoria, mentre il Milan vince giocando praticamente in casa a Como il primo scudetto dell'era Berlusconi. Ed ecco Arrigo Sacchi, la soddisfazione dall'anno scorso a quest'anno lo scudetto. Sì, una grande soddisfazione per me, per questi ragazzi, per tutto questo pubblico, per il nostro presidente. Sacchi, se l'aspettava quando ha preso il Milan che la squadra esplodesse così ai suoi ordini? No. Qual è stato secondo lei il momento clou di questo campionato? Dopo il petardo con la Roma, lì abbiamo reagito da grandissima squadra. Direi che lei è un allenatore sui generis, riesce dove gli altri forse non pensano neppure di arrivare. Sì, ma a volte non riesco dove gli altri arrivano. Grazie e complimenti e auguri. Siamo riusciti a raggiungere il centro della festa rossonera. E sono stato anche battuto. Va bene. Su quel finale di campionato le dicerie si alimentarono fino a farlo diventare uno dei più controversi di sempre. Nacque tutto un anno prima, quando il Sole 24 Ore, dopo il trionfo tricolore del Napoli del 10 maggio 1987, uscì con un titolo che alimentò moltissime polemiche. Lo scudetto del Napoli sbanca la camorra.
Furono raccolte testimonianze anonime che parlavano del Toto Nero gestito dalla criminalità organizzata, che fece registrare ingenti perdite con buona parte della città intenta a scommettere sulla vittoria dei suoi beniamini. Così molti pensarono che un secondo trionfo consecutivo del Napoli sarebbe stato insostenibile per le casse delle scommesse clandestine. E addirittura, dopo la cessione di Bagni, Garella e Giordano, in molti additarono i tre come responsabili dello scudetto, tra virgolette, venduto. La verità che i calciatori riportarono è quella di un rapporto arrivato alla frutta tra la squadra e il tecnico Ottavio Bianchi, come spiegò lo stesso Salvatore Bagni. La camorra non fece pressioni perché Napoli perdesse lo scudetto, evitando di rovinare gli affari del Toto Nero. Molti napoletani hanno un'idea fissa su quello scudetto perso, sono convinti che la camorra non avesse ritenuto possibile che il Napoli vincesse per il secondo anno consecutivo e si fosse comportata di conseguenza nella gestione delle scommesse clandestine. Molti pensano che alla camorra sarebbe saltato il banco se il Napoli fosse arrivato nuovamente primo. Dicevano che non avrebbero mai fatto vincere quel campionato al Napoli. La realtà è che abbiamo commesso un errore, abbiamo pensato troppo a Ottavio Bianchi. Eravamo una squadra molto unita e nelle ultime gare ci siamo ritrovati a corto di energie. Eravamo morti, non stavamo più in piedi. Questo, aggiunto a una condizione fisica straripante del Milan nel finale di torneo, che fece esplodere la zona sacchiana in tutto il suo splendore, come sottolineato da un altro protagonista del Napoli del tempo, Francesco Romano. Se ne sono dette tante, troppe, anche cattive, la verità, da uno che era in campo, è che loro correvano e noi, al contrario, non correvamo più. Anche Careca si disse convinto di una sconfitta dovuta a una rosa corta rispetto al Milan che stava iniziando a costruire un gruppo che avrebbe vinto tutto. Quell'anno alla fine non ne avevamo più, non ci siamo venduti niente, sono stupidaggini. Non apprezzo uno scudetto, conoscevo bene Bagni, Bruno Giordano che alla fine della carriera voleva vincere. La cosa fu che fisicamente eravamo stanchissimi e la rosa era troppo corta. In ogni caso, Arrigo Sacchi cercò sempre di spiegare come quello scudetto arrivò grazie alle basi di un lavoro che poi portò frutti straordinari. Raccontò il tecnico: inizialmente la squadra non era pronta, ricordo che Mauro Tassotti mi disse: mister, oltre al quarto passaggio non riusciamo a pensare, va bene il primo, il secondo, ma poi si fa dura. Questa fase è durata un po', ma poi piano piano vedevo che i ragazzi si stavano convincendo che era possibile un altro calcio, e fu la svolta. Cesare Pavese diceva: non c'è arte senza ossessione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!